dice tutto Van Van. Questo incontro è valido per il titolo italiano Pro K1, 67 kg, lo studente angolorosso Daniele Ioi dice tutto Van Van. L'arbitro Francesco Ebrico, l'arbitro di gara. Chiamiamo il detentore del titolo, Danilo Andruli della Kickboxing Matera. Questo incontro è valido per il titolo italiano Pro K1 Rules 67 kg. Danilo Andrulli della Kickboxing Matera, Pro Fight 9 incontri, 7 vittorie, 2 sconfitte, giugno del 2015 campione italiano Low Kick 2016, atleta della nazionale di K1, ha preso parte ai campionati europei di Maribor del 2016, campione italiano di K1 nel 2017, atleta della nazionale italiana, ha preso parte ai campionati mondiali di Budapest nel 2017, ha partecipato ai World Games di K1 in Warkov, Polonia, campione italiano Waco Pro 2018 K1 e campione italiano di K1 2019. Questo incontro è valido per il titolo italiano Pro K1 di 67 kg. Sta per entrare il campione detentore del titolo della Kickboxing Matera Danilo Andrulli. Ci saranno 4 round e 3 minuti, intanto si preparano gli atleti, incontro valido per il titolo italiano Pro di K1 entro 67 kg. Allora, prima di iniziare le facciamo un grandissimo applauso a Daniele Iodice e Danilo Andrulli. Salutiamo ragazzi, forza pubblico, forza, forza! Intanto primo round, l'annuncia la nostra ring girl Giulia. Dani! Dani!
Un grandissimo applauso pubblico allo sfidante Daniele Jovic, a papà di Napoli, il detentore del titolo per i Landulli della kickboxing amatoriale. Davvero bravi ragazzi, bell'incontro. Questo era solo il primo dei 4 round, 3 minuti. Intanto Giulia, la nostra ring girl di Mish Mish. Non sento l'applauso, non sento l'applauso, forza! Il secondo round eccezionale, tra pochissimo il terzo round. Bravissimi entrambi, lo sfidante napoletano della pre-fighting Napoli, Daniele Jovic, angolo rosso, contro il detentore del titolo, il campione Danilo Andrulli della kickboxing Matera. Incontro valido per il titolo italiano pro
K1 67 kg. Tra pochissimo il terzo round da 3 minuti, poi l'ultimo, il quarto round sempre da 3 minuti. Facciamo un grandissimo applauso a Daniele Iodice, Danilo Andrulli, bravi ragazzi, bello incontro. Questo è il terzo round. Siamo pronti per il quarto e ultimo round da 3 minuti. Questo sarà l'ultimo ingresso della nostra ring girl Giulia, indossatrice Mish Mish. Il prossimo è l'ultimo round decisivo in cui si deciderà il titolo italiano categoria pro di K1 67 kg. Allora, prima dell'ultimo round voglio un applauso da parte del pubblico, forza forza, carichiamo lì, ultimo round decisivo, avanti qui per il titolo. Yeah.
Forza pubblico, voglio un applauso per lo sfidato da venire di Ceto, il direttore di Danilo Andrulli, entrambi bravissimi, bravi ragazzi! Questo incontro era valido per il titolo italiano K1 categoria Pro 67 kg. Un altro applauso a entrambi, bravo Danilo, bravi entrambi ragazzi, bell'incontro, veramente bell'incontro. Allora, intanto premia uno degli organizzatori della Pro Fighting Napoli, premierà Luca Donatio e vogliono un grandissimo applauso per Luca! Grande Luca! Grande Luca, grande, veramente bravo, grande Luca, premierà lui Luca Donatio. Allora ci siamo, Giulia mi ha dato il verdetto, vince il match, titolo italiano Pro K1, il nuovo campione della Pro Fighting Napoli, facciamo un applauso a entrambi al nuovo campione Danilo Iodice, a Danilo Andrulli per il match spettacolare, per il nuovo campione Danilo Iodice della Pro Fighting Napoli, premia un altro campione Luca Donadio, un applauso a entrambi, bravo Daniele, bravissimo, bam bam, bravo Danilo Iodice, nuovo campione. Ha vinto un titolo italiano pro di Muay Thai nel 2017, angolo rosso, lo facciamo un grandissimo applauso Marco De Falco, anche a Giulia, però ci voleva l'applauso anche a Giulia, la nostra big girl. Angolo blu invece c'è Samuele Minervino della Combat Team. Samuele Minervino pro score 25 incontri, 15 vittorie e 10 sconfitte, 3 volte campione italiano Combat League 70 kg, campione europeo Combat League 70 kg,